Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ragazzi, in questo video io voglio rispondere alle vostre domande sulla gravidanza e sul parto, perché in tantissime mi chiedete sempre sul mio parto, sulla gravidanza, un sacco di cose. Quindi ho pensato di fare un video in cui rispondo direttamente a tutte le domande, anche se ho messo, appunto il box delle domande su Instagram, ma veramente mi avete scritto in miliardi, quindi non so se riuscirò in questo video, nel caso in cui non dovessi rispondere a tutte le domande, quindi alla domanda che volete chiedermi, lasciate male nei commenti sotto, quindi guardate tutto il video, se non rispondo scrivetemi sotto e farò un altro video. E mi raccomando, se vi piacciono questi video, lasciate un bel pollice in su. So che di solito amate vedere video mukbang in cui rispondo alle vostre domande, in cui magari mangiamo anche insieme, ci facciamo anche una chiacchierata insieme, però essendo questo argomento molto molto complicato, oserei dire, veramente ho pensato di concentrarmi bene sulle domande piuttosto che sul resto, perché e poi vorrei rispondere a quante più domande. Quindi iniziamo subito, ragazze, però comunque lasciatemi like e ditemi se preferite che il prossimo lo faccia così o faccia un mukbang, quindi farò quello che voi mi chiedete. Allora, prima domanda. Esperienza sul parto, da quando sono iniziati i dolori? Allora, in effetti, ragazzi, i miei dolori sul parto sono iniziati molto molto presto. Adesso io non so se la mia esperienza sul parto è comune a quelle delle altre ragazze, perché ricordatevi che comunque ho un precedente da endometriosi. Comunque avevo nell'ultimo periodo, ho avuto molti molti dolori dovuti all'endometriosi, quindi io praticamente ho avuto dolori tipo simil contrazioni, però molto molto più soft, insomma, già nei giorni prima in cui prima di partorire, prima del travaglio, quindi cioè praticamente io già 3-4 giorni prima ho iniziato con questi dolori che durante il giorno andavano, venivano, e fino a poi arrivare il giorno prima proprio di partorire, che ho fatto proprio tutta la notte in bianco, perché erano proprio molto frequenti, tipo ogni 5-10 minuti c'erano questi dolori che, attenzione, non avevano nulla a che vedere con, poi con i dolori delle contrazioni che ho sentito durante il parto, però comunque erano dei dolori molto molto fastidiosi che non avevo mai avuto durante tutta la gravidanza. Quindi i miei dolori sono iniziati ancora prima del travaglio, sono un caso più unico che raro. Poi, come hai fatto a non prendere tanti chili in gravidanza? Allora, questa domanda devo assolutamente rispondere: quanti chili ho preso, tutte le cose, come mi sto tenendo in forma, perché è una cosa che mi chiedete sempre e volevo appunto darvi qualche consiglio. Io in gravidanza ho preso abbastanza chili, ho preso 18 kg, che comunque sono abbastanza, cioè per essere proprio nella norma dovresti prendere massimo 9-10 kg, quindi io ne ho presi abbastanza, però diciamo che comunque mi sono fatta passare gli sfizi, ho avuto molte voglie, quindi diciamo che non ho seguito un'alimentazione sana, o meglio, ho seguito un'alimentazione sana, però se mi veniva voglia di mangiare quelle determinate cose, comunque le mangiavo, quindi non mi sono forzata, mi sono goduta molto spensieratamente il periodo della gravidanza, insomma, senza crearmi altri problemi come restare in forma, oddio, se poi prendo troppi chili, oddio, poi non tornerò così. Quindi l'ho vissuto molto molto in modo molto molto soft, e questo è quello che vi consiglio di fare. Ovviamente adesso mi sto rimettendo in forma. Allora, i primi 10 kg li ho persi immediatamente con il parto e comunque nei giorni appena successivi. Adesso è passato circa un mese, 30-40 giorni precisamente dopo il parto, e comunque io ancora non sono tornata al mio peso di prima, infatti mi mancano circa 8-9 kg comunque. E più o meno la metà li ho persi pochi giorni dopo, e la metà comunque mi mancano ancora da perdere. Come sto facendo io? Sto cercando di tornare alla mia alimentazione sana, ancora non sono tornata in palestra, ma vorrei iniziare prima, perché considerate che fino a poco tempo fa io sono stata male, perché comunque avevo dolori, l'utero deve sistemarsi, non si può iniziare a fare attività fisica da subito, è importantissimo, bisogna aspettare 40 giorni, e quindi io ho aspettato. Poi mi sto godendo bene lui, il piccolino, quindi non mi creo proprio questo problema che se io dovessi tornare come prima, se no, non mi frega. Ovviamente io vorrei tornare in forma, vorrei tornare magra come prima, con gli addominali scolpiti e tutto, ma se non dovesse succedere, poco male, cioè non è una mia priorità in questo momento, però sicuramente voglio fare qualcosa piuttosto che guardare al risultato, anche se guardare le mie foto tipo dell'anno scorso mi motiva un sacco, però non penso all'obiettivo, a massacrarmi il cervello, cioè che vedo la mia immagine nello specchio adesso, che magari c'è un po' di pancetta, a dire oh mio Dio, faccio schifo, oh mio Dio, voglio tornare come prima, e se non torno come prima, no, però piuttosto voglio ritagliarmi quell'ora,
quelle 2 ore in una giornata, non tutti i giorni perché è impossibile, per fare magari qualche esercizio proprio tonificante, perché comunque il problema principale è il rilassamento cutaneo, quindi perché comunque si rilassa tutto, perché anche l'utero ci vuole tempo per tornare a posto, quindi tutto l'addome è tutto rilassato. Quindi vorrei prima fare questo, prima di tornare in palestra, perché vi dico la verità, voglio fare prima proprio una riabilitazione, perché non mi sento proprio in forma di poter direttamente allenarmi e non voglio fare guai, perché comunque la mia salute è importante, adesso sono anche mamma, quindi ancora di più, e soprattutto mi voglio godere lui, quindi non voglio stare ore e ore e ore in palestra, ma vorrei fare qualcosa di mirato. Quindi penso che inizierò con esercizi a casa e poi farò qualche ora proprio concentrata, proprio per rassodare e bruciare in palestra. Ovviamente se mi seguite sia qua che su Instagram, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, Carolita Dolce, vi mostrerò tutto. Come sapete io vi tengo sempre aggiornati sulla mia vita, tutto, quindi vi mostro tutto. Per quanto riguarda l'alimentazione, sapete che io vi faccio tanti video cosa mangio qua su YouTube, anche su Instagram vi faccio le foto dei miei pasti quotidiani. Allora, io sto facendo in questo modo: durante la settimana cerco di mangiare bene, sano, quindi mi faccio sempre le mie spese sane a casa, quindi per proprio stare leggera, anche perché ho pochissimo tempo con Daniele per mangiare, quindi molto spesso tipo mi faccio le uova oppure mangio la fesa di tacchino, cose proprio leggere, e poi la sera magari mi faccio il riso, il pesce, sto più attenta. La cosa che vi voglio dire è che è importantissimo che per dimagrire c'è bisogno di vari fattori tutti insieme, no? Quindi un po' di attività fisica, un deficit calorico importante, ovviamente per perdere peso ci vuole un deficit calorico, quindi però mantenere i macronutrienti tutti, quindi le proteine, i grassi, i carboidrati, mantenerli tutti però in deficit, in questo modo si perde peso. Ovviamente in primis su tutto mangiare sano, quindi ovviamente cercare di limitare dolci, fritture, a magari quegli eventi sporadici, un sabato, la domenica, eccetera. In particolare vi posso consigliare dei prodotti che a me stanno aiutando tantissimo, ma veramente veramente tanto, per non patire la fame e per perdere qualche chiletto e comunque ritornare in forma, ossia i prodotti Food Spring. Ragazzi, questi prodotti sono ottimi, in particolare questi qua che sono gli Shape Shake. Questo qua è lo Shape Shake, uno dei miei preferiti al cioccolato, e ho preso proprio, io ce li ho tutti perché veramente mi piace alternare tutti i gusti, eccetera, però i miei due preferiti che vi mostro oggi sono questi qua, nocciole e cioccolato. Ragazzi, sono buoni, buonissime, veramente hanno un sapore buono, quindi io li bevo con gusto, soprattutto quando ho voglia di dolce, quindi cerco di concentrare questi qua negli spuntini, nelle merende, quindi al mattino, al pomeriggio. Questi sono praticamente degli shape shake che contengono tutti i macronutrienti, quindi sono proteici, contengono tutto quello che ci serve comunque per stare in forma e fare un pasto completo. È importantissimo, ovviamente non sono miracolosi, cioè non è che questi prodotti li prendete e dimagrite, però vi aiutano tanto, veramente vi aiutano a riprendere la forma fisica. E io poi utilizzo tutti i prodotti Food Spring, non solo questi, quindi vi straconsiglio Food Spring per trovare tutte quelle cose, anche i pancake, tutte quelle cose per le colazioni, gli integratori, tutto. Se vi fate una bella spesa su Food Spring vi sentite anche più motivati a intraprendere questo discorso di alimentazione e di dieta, tra virgolette. Vi lascio il mio codice sconto per il sito Food Spring, che è CarlitaYT, con cui avete il 15% di sconto su tutto il sito. Io questi ve li straconsiglio. Allora, io mi preparo questo qua con un po' di latte vegetale o anche un po' d'acqua, me lo bevo ed è buonissimo, mi sazia un sacco e mi permette appunto di fare un pasto completo, perché contiene all'interno tutti i macronutrienti, quindi contiene tutto quello che ci serve, tutti gli amminoacidi, le proteine, tutto, e veramente servono tantissimo per rimettervi in forma. Poi se andate sul sito, andate a vedere, ci sono anche le proteine, ci sono anche preparati per i pancake, per la pizza fit, le creme spalmabili proteiche, comunque c'è un sacco di cose che veramente vi salvano, perché non si può mangiare sempre il riso scaldato e merluzzo, ragazzi, io non ce la faccio, quindi con questi prodotti Food Spring mi salvo, perché spesso cioè mi si attacca proprio il cervello a mangiare sempre, non so come facciano a mangiare sempre merluzzo e riso in bianco, cioè non ce la faccio. Quindi ecco, con questi prodotti ma anche con la mia creatività cerco di fare ricette più particolari, quindi ditemi se volete anche un altro video cosa mangio, magari perché sto sperimentando delle ricettine nuove, quindi vorrei condividerle con voi appunto per avere più spunti per mangiare bene, per mangiare con gusto cose sfiziose. Ok, passiamo alla domanda dopo. Allora,
Allora, sono alla mia 18ª settimana, a breve avrò la strutturale, ma non sento ancora movimenti. Questo tranquilla perché comunque 18 settimane dovrebbe essere neanche 5 mesi, comunque tranquillissima perché io i movimenti li ho sentiti solamente dopo il quinto mese, quindi stai tranquilla e non ti preoccupare che poi non rimpiangerai, cioè rimpiangerai di non sentirli perché a me l'ultimo mese era diventato un terremoto, ti giuro un terremoto, e ancora adesso quando lo vedo che muove le manine e i piedini, sto dicendo le zampine, oh mio Dio, manine e piedini, dico: ah, ma tu questo facevi nella mia pancia, perché vi giuro era un terremoto proprio in pancia. Allora, sei riuscita ad allattare facilmente? Per me è stata una tragedia, vabbè, non ne parliamo. Allora, non è stato il problema di allattare, è stato proprio il problema di gestire lui il peso, gestire un po' tutto. Comunque, sull'allattamento vorrei farvi un video a parte, perché c'ho un sacco di cose da dirvi, cioè è lungo ragazze, se lo volete io ve lo faccio, cioè se vi interessa, perché se non mi interessa ovviamente non voglio parlare a vuoto e non vi voglio annoiare, però c'ho tanto da dire, quindi se vi interessa a me farebbe piacere farvelo, fatemi sapere ovviamente nei commenti. Allora, quando hai partorito, dopo ti è venuto subito il ciclo, dopo un paio di giorni, ciao salutami, ciao Maria Chiara. Ti mando un bacio. Allora, dopo che partorisci ti vengono le perdite, quindi è tipo il ciclo, però molto più abbondante. Infatti bisogna mettere quegli assorbenti tipo pannolini e ti dura abbondante, anche 4-5 giorni, anche una settimana, ma non è ciclo. Il ciclo vero, ad esempio, a me non è venuto ancora, quindi ci vuole tempo, insomma, per venire proprio il ciclo. Allora, la cosa più bella e più brutta di questa esperienza del parto, penso, no? Allora, la cosa più bella è sicuramente lui, cioè senza ombra di dubbio, è una persona che comunque fa parte di te, perché lui comunque fa parte di me e non lo so, è fantastico, è stupendo. Potermi dedicare a lui, tutte le altre cose diventano secondarie, non ti frega di nulla, ti frega solo di lui, oddio sta bene, oddio ha fatto la cacca, oddio gli farà male la pancia, tutte queste cose qua da mamma apprensiva. E la cosa più brutta è stata decisamente il parto, decisamente i dolori, neanche il parto, non tutto il parto, ma i dolori del parto, per me sono stati assurdi veramente. Il allattamento ve l'ho detto. Allora, ti ho detto questa cosa quando hai capito che stava arrivando il momento del parto. Già avevi avuto qualche segnale? Sì, vi ho detto, già avevo avuto nei giorni in precedenza questi segnali, questi dolorini. Fin quando poi ho passato la notte in bianco con questi dolori, la mattina dopo mi sono arrivate le contrazioni, anche se molto leggere, da poi quelle che poi sono arrivate man mano diventano sempre più pesanti. Però già la mattina ho capito che qualcosa c'era, perché ho detto, oh mio Dio, no, cioè, non sono più dolorini, ma sono proprio dolore, e quindi sono andata in clinica. Avevi paura? Sì, allora paura, vi dico la verità, paura. Allora, ho avuto due paure. La prima paura era quella di non riuscire a farcela, cioè non riuscire a partorire, perché la vedevo una cosa così difficile. Cioè, io ancora veramente, anche quando sono entrata in sala parto, non mi facevo capace del fatto che lui dovesse uscire da là. Cioè, ma com'è possibile? Ma ce la farò? Succederà? Cioè, non lo so, io la vedevo una cosa troppo assurda e quindi dicevo, oh mio Dio, non ce la farò. E poi avevo paura del fatto che, non lo so, poteva nascere, anche se ho fatto tutti gli accertamenti e tutto. Cioè, ditemi se non sono l'unica, però avevo paura che poteva nascere che non era sano, oppure queste cose qua. Quindi per me solo queste erano le paure. Quindi nei momenti in cui l'ho visto che era bello, era sano, era troppo bellino, mi sono tranquillizzata. Quella è stata per me la paura. È normale che mi è rimasta la pancia, sembra che sia andassi 5, se, cioè fossi incinta 5 mesi, sì, è normalissimo. Considera che anche io ho un po' di pancetta, e soprattutto non è il problema della pancia, è il problema che vi dicevo prima del rilassamento, della pancia. Ah, vi rispondo anche qua perché c'era questa domanda, perché le ho viste prima, la pancira. Allora, la pancira io non la sto mettendo perché mi sono informata tantissimo, anche il mio ginecologo non me l'ha consigliata e ho letto tantissime informazioni in merito, in cui sconsigliano proprio le cose più moderne di mettere la pancira, perché dicono che praticamente l'addome, i muscoli addominali non si sviluppano, non si attivano se metti la pancira. Quindi io ad esempio personalmente magari se devo mettere un abito, oppure magari
non so, in qualche occasione, allora metto la pancera. Però, tipo, se state in casa, non tenete sempre la pancera perché veramente non è sconsigliata. Comunque, poi informatevi pure voi, ognuno prende la sua decisione. Però io non l'ho messa, l'ho comprata, ma la indosso, vi ho detto, più come sotto un abito in quelle occasioni là che per altro. Quando ci farai vedere Daniel? Allora, ho pubblicato le foto di Daniel su Instagram, proprio dove si vede benissimo lui. Quindi venite su Instagram, seguitemi su Instagram appunto per vedere le foto che già ho pubblicato e altre che pubblicherò nel corso dei giorni. Quindi per adesso ho preso questa decisione di pubblicarlo lì su Instagram, magari in futuro lo farò anche su YouTube, però per adesso se venite su Instagram lo potete vedere perché è bellissimo, è un bambolotto. Quindi io vi aspetto su Instagram dove potete vederlo. Per adesso mi sento sicura così perché comunque su Instagram il pubblico è un po' più educato, non so come spiegarvi, perché comunque c'è il nome e cognome, poi hanno un profilo comunque più reale. No, non ci sono tante cattiverie, tante cose morbose, particolari. Invece su YouTube purtroppo c'è ancora tanta maleducazione, tanta frustrazione, e quindi per il momento è così, quindi vi aspetto su Instagram e spero che rispetterete la mia scelta. Una domanda che mi fate sempre, ossia, come stai facendo per ristrutturare i capelli dopo il parto? È vero che se ne perdono tantissimi, dammi qualche consiglio. Allora, ragazze, per quanto riguarda questo problema dei capelli, è una cosa che mi avete detto in tante. Io, o perché sto utilizzando comunque i miei prodotti, o perché comunque ho sempre curato molto i capelli, comunque li sto riuscendo a mantenere belli sani, forti e lucenti. Quindi vi vorrei dare qualche consiglio di qualche prodotto mirato proprio contro la caduta dei capelli e che anzi favorisce la crescita, li rende proprio più belli, luminosi, folti e ristrutturati. Allora, innanzitutto queste fiale che mi stanno piacendo tantissimo sono delle fiale proprio anticaduta. Io le utilizzo sempre ogni volta che lavo i capelli, infatti vedete ne ho consumate tantissime, sono praticamente rimaste poche. E sono delle fialettine, vedete, che vanno messe sul cuoio capelluto e massaggiato. Potete sia metterle al momento dello shampoo, quindi le massaggiate, ve ne consiglio due. Se avete capelli lunghi, due. Io ne metto due sul cuoio capelluto e sulle lunghezze. Massaggiate, tenete in posa 10 minuti, un quarto d'ora e poi lavate i capelli. E potete anche metterle quotidianamente, tipo alla sera, prima di andare a dormire, le massaggiate perché non hanno olio, non sporcano. Comunque c'è scritto tutto sulla confezione. Sono fantastiche come contengono tanti estratti ristrutturanti proprio contro la caduta e che favoriscono la crescita. Io queste qua le amo quando utilizzo tutta la linea, che adesso vi faccio vedere, mi vengono proprio i capelli molto voluminosi, belli, lucidi, morbidi, quindi ve le straconsiglio. Ovviamente le trovate su caritashop.com. Tutti i prodotti che vi faccio vedere li trovate scontati su caritashop.com con il codice CARITAYT, che appunto vi dà appunto questo sconto su tutti i prodotti del 15%. E vi metto anche la lista di tutti i prodotti che vi mostro, che poi non è altro che la mia routine per capelli di questo periodo. Ve lo metto nel box informazione, così trovate facilmente tutti i prodotti. Comunque basta che andate sul mio shop online, lo sapete, e lì c'è tutto, c'è anche il box della ricerca, quindi ok. Poi dopo le fiale io utilizzo lo shampoo della stessa linea, vi dicevo, mi vengono una favola, una meraviglia. Questo qua è lo shampoo rinforzante, io conservo le scatole perché appunto per mostrarvi, ragazze, è buonissimo questo shampoo, è super super ristrutturante, fa anche una bella schiuma. E poi il terzo step è quello della maschera capelli, sempre della stessa linea ristrutturante, è buonissima questa maschera, anche un profumo, ed è una maschera appunto che contiene estratti che vanno a rinforzare proprio contro la caduta dei capelli e favorisce anche la crescita, ma proprio li rende proprio più belli, voluminosi, è buonissima. Guardate, io sto tipo a metà e veramente vedo i risultati. Volta dopo volta che la utilizzo vedo i risultati. Poi, altri prodotti che vi straconsiglio sono, allora, sicuramente questo complesso ristrutturante che è buonissimo, ragazze. Appunto, questo qua è di Eteria, che trovate sempre su caritashop.com. Questo qua è un kit proprio anticaduta, un complesso anticaduta che è composto da due fasi. Questo è buonissimo, ragazze, lo faccio una volta a settimana. Contiene una fase che è una pozione e una fase appunto con gli oli essenziali. Ragazze, questo è veramente una bomba.
veramente con questo vedete proprio che vi ricrescono i capellini, che proprio diventano più spessi, è buonissimo. Il modo d'uso si può mettere sia sui capelli bagnati che asciutti, e appunto si mette questa lozione, si massaggia fino a completo assorbimento e poi si mettono appunto gli oli essenziali. Si lascia in posa, appunto si fa questo massaggio, questo impacco, e poi si sciacqua. Vi consiglio di mettere questo qua sul cuoio capelluto e sulle lunghezze, no? Che stimolate tutto il microcircolo. E poi su tutti i capelli, soprattutto sulle punte, da qua in poi tipo, vi mettete questo qua, questo è buonissimo. Questo è l'oro capelli, un mix di oli che vanno proprio a ristrutturare il capello, a renderlo lucido, morbido, rivitalizzato, è buonissimo. E questo qua potete utilizzarlo sia appunto come impacco che anche dopo come styling. Io veramente ne metto in quantità abbondanti, mi metto anche l'asciugamano e quindi resto in posa anche per 30 minuti, però anche meno va bene. Poi faccio lo shampoo, ragazze, una meraviglia. Quindi che vi consiglio sempre per favorire la crescita, mi piacciono un sacco, sono questi qua anticaduta di Saponaria, che trovate sempre su caritashop.com ed è valido sempre il codice sconto che vi ho dato prima. Questo è un sapone solido rinforzante lenitivo che ha un profumo buonissimo, ragazzi, sembra tipo una saponetta, però serve per lavarsi i capelli ed è buonissimo perché appunto dei principi attivi rinforzanti. Poi lo trovo anche molto pratico, tipo anche se andate in palestra eccetera. Poi c'è anche la maschera, che è anche buonissima. Questa è una maschera capelli ristrutturante e stimolante con caffeina, proteine del grano, è buonissima. Vedete, eccola qua, è buona buona anche questa qua, queste della Saponaria sono buonissimi questi prodotti. Comunque questi sono tutti prodotti bio, naturali, che veramente vi fanno rinascere i capelli. E poi voglio consigliare due prodotti per lo styling, appunto per completare, perché vi ho detto tutto, impacco, shampoo, tutto. Allora ci sono questi due che ve li straconsiglio, c'è questo qua che è un balsamo leave-in alla moringa e lino, è buonissimo, e sapete che i semi di lino servono tanto per i capelli. Questo qua ne mettete, è tipo una cremina che potete utilizzarlo appunto come balsamo se i vostri capelli sono annodati o comunque sono crespi. Le mettete un pochino anche sui capelli asciutti e ve li districa, ve li rende morbidi, vi toglie l'effetto crespo, è buonissimo. Questo qua appunto è tipo un nutrimento per capelli che si può mettere anche tutti i giorni. E questo è uno spray che praticamente ho finito, non ce n'è più perché lo amo, lo utilizzo ogni giorno. È uno spray anticrespo e semi di lino di Alchemilla, è buonissimo, ragazzi. Allora questo qua voi lo potete utilizzare sia sui capelli bagnati prima di asciugarli, sia ogni giorno, tipo ad esempio la notte dormite, i capelli non so voi ma mi diventano tipo una criniera. Quando me li devo sistemare, prendo un po' di questo qua e me lo do un po' sui capelli per appunto togliere l'effetto crespo. Prendo questo, lo spruzzo e appunto si toglie l'effetto crespo, vengono belli, morbidi, lucenti, perché anche contiene tanti estratti bio lucidanti. Comunque vi dico che con questi prodotti mi vengono una meraviglia i capelli, e appunto con i prodotti che vi ho consigliato sicuramente combatterete anche il problema della caduta, anzi i vostri capelli saranno veramente bellissimi. Quindi ve li straconsiglio e vi metto tutti i link nel box informazioni, e vi ricordo il codice carità YT sul mio shop online, vi dà sconto su tutto. Adesso manca solo il matrimonio, dai, bellissima tua, bellissima famiglia, grazie, grazie mille ragazze. Beh, speriamo che vada sempre tutto bene, e sicuramente sì, ci sarà. Allora, la prima emozione quando hai visto Daniele questa meravigliosa creatura è stato bellissimo, ma soprattutto ho pensato, mio Dio, è finito tutto, evviva, perché non ce la facevo più, cioè ero stremata. Ma credetemi, noi donne siamo supereroine, l'ho già detta questa cosa, ma ribadisco, cioè noi donne siamo veramente dei supereroi, perché dolori che si provano, quello che si prova durante il parto è qualcosa di indescrivibile. Spesso mi chiedete, infatti anche qua c'è questa domanda: a cosa puoi paragonare i dolori del parto? Allora ti rispondo: a cosa posso paragonare i dolori del parto? A nulla, perché non c'è nessun dolore, anche il più brutto e il peggiore che tu hai mai provato, che è paragonabile al parto. Cioè non ci sono parole, è un dolore. Io ho avuto anche altri interventi, sapete, mi sono operata al naso, comunque ho avuto altri interventi, ma non ci sono paragoni, non c'è, cioè neanche se ti rompi una gamba, neanche il dentista, no, è tutta un'altra cosa. Oddio, non voglio dire che ti rompi una gamba è bello oppure il dentista è bello, però non è paragonabile, cioè è una cosa che non è paragonabile. Quindi come posso descriverlo? Neanche come dolore del ciclo, però di più,
Allora, partiamo dal dolore del ciclo, no? Però molto, molto, molto di più e soprattutto all'interno, cioè che parte un po' dalla schiena giù, sale tutto avanti, è tipo come se fosse tipo un fuoco, tipo un'ondata di dolore, di fuoco, che vabbè ragazzi, solo se ci penso sto male, però comunque non ci pensate, se dovete partorire non ci pensate, pensate che comunque finalmente nascerà il vostro bimbo e che se sarà sano e sarà bello, quello dovete pensare. Più traumatizzate più del parto, a me l'episiotimia, allora l'episiotimia dovrebbe essere i punti, quindi il taglio sotto e i punti, non taglio cesareo, ci siamo capiti, taglio. Allora, praticamente, credimi, è la cosa che non ti deve spaventare in assoluto, credimi. È l'unico momento in cui non ho sentito dolore, anche io avevo paura, infatti appena ho sentito che loro volevano tagliarmi, sono scoppiata a piangere, panico, vi prego, no, e implorare tutti, però no, non ho sentito nulla, non senti nulla. Cioè, sei talmente tanto indolenzita la zona che, però credetemi, vi giuro, io non ho sentito nulla. Quindi sta tranquilla, per quello non c'è. Cioè, è il dopo, sì, nei giorni dopo per i punti si sente dolore, cioè non mi potevo neanche sedere, infatti usavo la ciambella, poi mi sono uscite pure le emorroidi, vabbè. Però il dopo sì, per i punti fa male tutto, però quando ti tagliano non senti nulla. E so le altre ragazze che me l'hanno detto che non si sente nulla. Non so perché, ma non si sente nulla davvero, ve lo giuro. Allora, i chili già ve l'ho parlato, quanti chili devo perdere ve l'ho detto. Allora, anche io sono in gravidanza e sono curiosa di sapere se è stato tanto doloroso. Allora, qualsiasi ragazza che è in gravidanza o che deve partorire o comunque ha intenzione di fare un figlio, io risponderò sempre così come rispondo a tutte le donne. Non voglio essere l'unica sincera e cattiva a traumatizzarvi. Quindi, due spinte via, non preoccuparti, appena te lo metteranno tra le braccia dimenticherai tutto. Questa è una cosa che mi dicevano a me, che a me paradossalmente mi ha rincuorato, perché io ci avevo creduto a chi mi diceva due spinte via, non preoccuparti, mi dicevano vai dal dentista, è peggio il dentista che il parto, quando te lo mettono tra le braccia dimenticherai tutto il dolore. Ragazze, io ancora adesso non ho dimenticato il dolore, vabbè, però voi se siete incinte dovete pensare così, credetemi, vi aiuterà. Non mi dite no, ma io voglio saperlo, mi voglio preparare. Sì, ok, lo potete anche sapere, ma non lo potete mai immaginare il dolore che è. Quindi non pensate a questa cosa del dolore, pensate che tutte le donne lo fanno, quindi lo farete anche voi. State tranquille, non vi mettete là a pensare a questa cosa, perché veramente vi angosciate solo, quindi pensate positivo, veramente pensate positivo e intanto comunque, cioè, in un modo o un altro sto bambino deve uscire, ragazze, quindi arrendetevi. Allora, a cosa paragonisti il dolore del parto? L'ho detto, un fuoco, la morte, non scherzo però. Dopo il parto sei riuscita ad alzarti e lavarti? No, infatti anche questo, tutti quanti mi dicevano quando partorisci naturale o la sera, su uscita, io no, io anche il giorno dopo che comunque mi volevo alzare, io sì, ma io ce la faccio, mi alzo, mi volevo alzare e stavo svenendo, perché comunque sentivo di, non so come spiegare, sentivo molla, sentivo che non avevo gambe, non avevo corpo, cioè non mi sostenevo nulla e poi avevo la pressione sotto i piedi, quindi praticamente non riuscivo proprio a mettermi dritta, non vi so spiegare la sensazione, ma proprio come se i muscoli non si riattivavano, boh, comunque io boh, rispondere così. Allora, quando senti qualcosa quando tagliano il cordone? No, queste sono proprio quelle paranoie, non si sente nulla, ragazzi, state tranquille. Allora, parlaci del prenatal safe che hai fatto. Non so molto di questo test e vorrei un'esperienza. Allora, per quanto riguarda questo test, è un test genetico che si fa sul sangue, l'ho fatto alla decima settimana, se non ero, quindi prestissimo, 3 mesi. Vi dice se ci sono delle patologie, anche se non riconosce proprio tutte le patologie, però la maggior parte delle varie sindrome, problemi genetici, e in più ti dice anche il sesso. Quindi io alla decima settimana ho già saputo il sesso, ho saputo che comunque era 99,99% sano, quindi lui ti dice che è 100% sano, quindi questo è un test abbastanza costoso che però mi sento di consigliare perché anzi io l'ho trovato positivo perché è un test che si fa, un prelievo che si fa sul sangue, non ho dovuto fare amniocentesi, poi dopo non te la fanno fare il duo test, l'amniocentesi, tutte queste cose non le fai.
perché quello copre tutto. Allora, le nausea della gravidanza sono davvero ingestibili? Bah, devo dirvi la verità, io le ho avute le nausee. Per i primi 4 mesi ho avuto un sacco di nausea, però adesso non esageriamo, cioè secondo me per tutta la gravidanza, considerando adesso a fine gravidanza, a fine parto, cioè le nausee sono proprio nulla, cioè veramente, adesso non è che voglio scaraggiare, che voi dite oh mio Dio, per me, cioè chi è che sta vivendo le nausee adesso, mi rendo conto che è dura, che è difficile, però anche, cioè, anche per me è stato brutto, perché veramente c'è cioè, questo senso di nausea, vomito, potevo mangiare nulla. Però ingestibile, addirittura che non. No, quello no. Altro sì, ma quello no, quello è. Vabbè. Senti, adesso ti sei ripresa un po', ti è già venuto il capoparto? Non mi è venuto il capoparto. Mi sono ripresa, sì, mi sono ripresa abbondantemente. Devo dire che mi sono ripresa 10-15 giorni dopo il parto. Mi sono ripresa che si sono tolti tutti i dolori. Quindi, ragazze, quando partorite, almeno per il naturale, non c'è il cesareo, ma penso che più o meno i tempi sono quelli, perché ho avuto un naturale molto molto problematico, perché ho avuto comunque varie cose, ho avuto anche l'epidurale, ho avuto i punti, quindi mi sono dovuta riprendere da varie cose, anche l'epidurale comunque sì, ti allevia il dolore, però i postumi poi dopo sono molto molto pesanti, quindi ho avuto anche anestesia, ho avuto tutto e quindi vi dicevo, io 10 giorni vi dico, voi ve li fate che state male ed è brutto perché non ti godi neanche lui, perché non ce la facevo neanche a tenerlo in braccio. Però 10 giorni, pensate che passati questi 10 giorni, una favola, adesso proprio sto proprio una favola, quindi tutto ok. Allora, ciao, sono alla 12ª settimana, ho sempre paura possa succedere qualcosa, succedeva anche a te? No, io diciamo sono sempre molto positiva, non mi facevo neanche influenzare da chi voleva addirittura vedere tutto negativo, no, quello non puoi fare, no, quello non puoi mangiare, no, là non puoi andare, fregatevene, tutte queste cose sentite solo il parere del vostro ginecologo e soprattutto informate, perché ci sono tante dicerie, sono tante stronzate. Io ho fatto tutto, tranne per esempio ho preso anche l'aereo, però tipo l'ho preso al 6° mese, perché oltre al 6° mese non si può prendere più. Ho fatto di tutto, quindi mi sono allenata finché ce l'ho fatta, più o meno verso il quinto o sesto mese poi non ce l'ho fatta più, quindi stai tranquilla. Allora, nel parto d'aria è rimasto vicino a te, sì, è rimasto vicino a me, anche se mi hanno prima sedato con l'epidurale e poi l'hanno fatto entrare perché sembravo tipo l'esorcista, quindi avevano paura che si spaventasse, però proprio nel momento di in sala parto, quindi l'espulsione, lui è stato vicino a me tutto il tempo, a un certo punto mi sono girata e l'ho visto tutto sudato, ho detto mio Dio, questo adesso sbatte a terra. Allora, molte smaiature no, smaiature proprio no, ho utilizzato i prodotti Carlita Shop, zero smaiature, vi feci anche il video, cercatelo, quello col pancione, dove appunto vi ho consigliato i prodotti e li sto continuando ad utilizzare anche adesso, mi raccomando, usateli anche dopo il parto, perché anche col dimagrimento poi dopo si possono formare le smagliature. Qui, anche se madò, le domande sono tantissime, però allora mi conservo queste domande e leggerò le vostre qui sotto e vi farò un altro video sempre se lo volete. Mettete tanti like al video, ditemelo nei commenti, anche il video dell'allattamento. Quindi, sicuramente penso che piuttosto che raccontarvi tutto il parto, rispondere alle domande così sia molto, molto più efficace, in modo che non mi annoio, rispondo proprio alle vostre curiosità. Però ditemi voi come preferite che io faccia. Io vi mando un bacio grande, mi raccomando, sempre forti, positive, se siete incinte, se volete, se dovete partorire oppure se volete fare un bambino, non vi fate scoraggiare da nulla, neanche da me, perché comunque pensate che è una cosa bellissima. Adesso io non vedo l'ora di chiudere questo video, andare di là e sbaciucchiarmelo, quindi è veramente una cosa stupenda e sì, ne vale la pena. Adesso, passati tutti i dolori eccetera, vi dico sì, ne vale la pena, quindi state tranquille e pensate positivo, godetevi le cose belle della gravidanza, che anche nella gravidanza ci sono delle cose belle, il fatto che magari il vostro compagno vi coccola di più, vi trattano tutti come più una principessa, no? Ad esempio, anche se vai da qualche parte c'è una fila, ti fanno passare avanti, oppure oh signora, è incinta, prego, si vuole sedere, tutte queste gentilezze, tutte queste cose, è un periodo comunque magico che nel momento in cui lo vivi, è vero, c'è molti malestri, c'è molti fastidi, però posso assicurare che poi dopo ve lo ricorderete solo per le cose positive, solo un momento magico. Ragazze, quindi io vi mando un bacio grande e vi aspetto al prossimo video, vi aspetto anche su Instagram, mi raccomando, seguitemi perché là pubblico
pubblico un sacco di foto di Daniel, quindi se volete vederlo venite su Instagram, che ci sono un sacco di fotine sue perché è stupendo. Ciao ciao.